Il vostro non è un lavoro facile, ma prego per voi e vi ringrazio per la vostra professionalità e il vostro senso del dovere. Sono parole di sincera riconoscenza quelle che Papa Francesco ha rivolto ai dirigenti e al personale dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano. Ricevendoli in udienza, il Pontefice ha pensato in particolare al Giubileo della Misericordia e al tempo natalizio da poco concluso. L'ordine esteriore sul quale voi vegliate con attenta premura ha detto non mancherà di favorire quello interiore, permeato di di serenità e di pace. Quel bambino è il vero consolatore dei cuori, la luce vera che rischiara la nostra vita, vincendo l'oscurità del peccato. In lui abbiamo contemplato il volto della misericordia di Dio Padre e abbiamo accolto il rinnovato invito a convertirci all'amore e al perdono, che questa esperienza spirituale ci accompagni durante l'intero anno santo, che il giubileo della misericordia sia per tutti un tempo forte dello Spirito, tempo di riconciliazione con Dio e con i fratelli. Tutti noi, Abbiamo bisogno di riconciliarsi tutti, tutti abbiamo qualcosa, con un fratello, con, nella famiglia, con un amico. E questo è il tempo della riconciliazione per fare pace.